avvio dell'incontro e Cagliari che fa la sua brava partita perché conquista il comando del centrocampo e vedete la prima occasione è proprio della squadra rossoblu, un lancio in verticale, quello che Olivieri aveva sottolineato positivamente contro il Perugia è un tiro in corsa di Oliveira che non ha colpito al meglio e ha intercettato Casazza. Il Venezia fa poca roba, vedete questo cross da destra di Orlandini, l'autore del terzo gol, il colpo di testa di Maniero e la palla che passa a lato, veramente poco quello che ha fatto il Venezia in questo avvio d'incontro con Cagliari che è stato padrone del centrocampo. Vediamo un altro tentativo da parte veneziana e dal risultato di questo colpo di testa possiamo capire che al di là della volontà di mettere, di montare delle immagini favorevoli al Venezia diventa difficile trovare azioni a gol serie e vedete che praticamente si ricorre a tentativi di cross che sono del tutto smorzati dalla squadra cagliaritana che per il resto è stata capace di controllare. Vedete il nervosismo, 3 ammoniti nel primo tempo del Venezia per gioco falloso, veramente molto duro e qui Luppi che viene minacciato perché rischia effettivamente di essere espulso. Il pallone nel frattempo crossato dalla squadra veneziana e poi ancora un tentativo d'attacco nel finale con la conclusione di Maiele e la palla che è terminata alta sulla porta di Casazza. Una conclusione dai 30 metri di Maiele che a momenti nel finale di primo tempo riusciva a realizzare. Guardiamo la fine del primo tempo perché si capisce lo stato d'animo del Venezia da quello che accade dopo il fischio. Oliveira conquista il pallone, fischio della fine, guardate cosa fa Brioschi, caccia via la palla, cioè il Venezia stava perdendo le staffe, quindi c'erano tutti i presupposti a mio giudizio perché nella ripresa si dovesse continuare in questo modo. È lo stesso Rolo Mondi che invita i giocatori del Venezia a tenere il becco chiuso, a cucire le bocche perché in caso contrario avrebbe continuato. È vero, in avvio di ripresa pronti via e alla fine chi paga è il Cagliari con questo calcio di punizione a metà campo, distrazione di Zebinar che c'è il contatto anche con Maniero e poi distrazione di Lopez che mette giù Pedone. Rivediamo effettivamente il contatto, potrebbe esserci già qua tra Zebina e Maniero. L'arbitro lascia Lopez correre. Alza le braccia invece di tentare di allontanare immediatamente il pallone, ha un controllo di troppo, si allunga il pallone, lo perde e poi va a scalciare Pedone, realizza il rigore Ganza. A questo punto a mio giudizio il Cagliari doveva continuare a giocare come aveva fatto, doveva tentare di costruire ancora come aveva fatto nel primo tempo e come aveva fatto anche in modo esemplare contro il Perugia. Contro il Perugia era andato sotto di un gol, 11 contro 10 e aveva mantenuto la calma. Ma anche mercoledì in Coppa Italia contro l'Inter, dopo l'1-0, mantenuta la calma. E invece non solo la squadra è apparsa disunita, io questo gol non lo addebito certamente al mutamento tattico che c'è stato, ma lo stesso Olivieri a un certo punto, prima ancora del 2-0, ha cambiato, cioè ha tolto un centrocampista, ha inserito una punta e in questo modo secondo me ha depauperato un centrocampo che fino a quel momento era stato capace di controllare la partita. Vedete le azioni del Venezia, immediatamente dopo il 2-0 nascono tutte da sinistra, laddove chiaramente Modesto e Lopez si ritrovano a dover faticare il doppio perché Maiele, per quanto possa essere imprevedibile in attacco, è comunque un giocatore che non riesce a garantire una certa copertura e vedete che il Venezia rischia di chiudere la partita molto prima del finale. Pian piano viene fuori il Cagliari più per orgoglio che per ordine tattico, l'occasione l'unica che capita al Cagliari è sul piede di Maiele a dimostrare che il giocatore è sicuramente più efficace negli ultimi 20 metri piuttosto che a centrocampo. Nel finale l'azione esterna del Cagliari permette il contropiede al Venezia che va a realizzare anche il 3-0, il tiro di Orlandini sul solito contropiede di Valtolina, andato in diagonale in stile rebistico, vedete anche sfortunato il Cagliari perché Villa è sul pallone, toglie col sinistro e senza volerlo mette dentro col destro, come vedete anche un pizzico di sfortuna ma non condiziona assolutamente il risultato, è del tutto ininfluente. Nel tempo avete anche fallito qualche buona occasione, 3-0 a mio parere non ci sta come risultato. Ma anche secondo me, anche se dopo il 2-0 il Venezia ha anche legittimato, ha fatto gol su 2 punizioni da metà campo, siamo stati molto ingenui. Nel frattempo abbiamo manovrato molto bene, abbiamo creato occasioni da gol, non tante, però un paio sì, siamo stati pericolosi. E poi dopo aver preso questi 2 gol ci siamo sbilanciati, allora è stato un pochino più facile per il Venezia. Maiele, grande giocatore. Fino ad un certo punto, all'ultimo si perde in qualcosa. Che bisogna fare? Che si può fare? È un grande giocatore, è giovane, gli manca esperienza, va fatto crescere con calma perché questo non si sa a dove possa arrivare. Abbiamo fatto un primo tempo buono, in cui probabilmente il pareggio stava stretto a noi, poi siamo entrati in secondo tempo, loro hanno trovato subito 2 gol e lì la partita è finita. Su questo episodio finale, Valtolina che ha dichiarato di essere stato colpito da 3 giocatori cagliaritani, è definito anche in ospedale, cosa ne sai? Non lo so, visto che c'era una gran confusione, però non ho visto niente.
Tu ti puoi difendere da queste accuse di Valtolina che ha detto di essere stato picchiato da tre giocatori, tra cui tu, Scarpi e Berretti? No, quello non è vero. Il problema lo abbiamo avuto noi, e lui e io solo. Non c'entrava niente Alessio e neanche altro. C'era un giocatore di loro che non mi ricordo il nome adesso, però lui stava separando solo, no, non era che stava come si dice? Claro, separando solo, no, non c'entrava niente, era solo Valtolina e io. Ecco, ma c'è stato uno scontro tra voi due, lui ha provocato, cosa è successo? Sì, una cosa così del genere. Quindi tu hai reagito? Così più o meno. Senti, è la prova di oggi? Bruttina, eh? Sì, penso che sino al primo tempo abbiamo stato bene, la squadra era compatta, poi abbiamo avuto il rigore lì, poi il secondo gol subito, lì è stato il problema, penso.